Settimana per il buon uso dell'antibiotico. Questo signore è Alexander Fleming e ha scoperto il primo antibiotico, la penicillina. Gli antibiotici da allora salvano ogni giorno milioni di vite. Tuttavia, alcuni concetti devono essere chiari. Solo una minoranza delle febbri sono di origine batterica e devono essere trattate con l'antibiotico. E non sei in grado di deciderlo tu. Usare l'antibiotico quando non è necessario non è privo di conseguenze, né su di te né sull'ambiente. Su di te distrugge la flora intestinale, che impiega 2 anni a ricostruirsi, e può favorire infezioni intestinali come il terribile Clostridioides difficile. Favorisce lo sviluppo delle resistenze dei batteri, rendendo sempre più difficile curare le infezioni e aumentando la mortalità. L'uso scorretto degli antibiotici è molto diffuso nel nostro paese e questo è il risultato. Siamo rossi su tutte le mappe d'Europa per il numero di infezioni da batteri multiresistenti. E quindi quando il microbiologo fornisce l'antibiogramma, non vuole sempre dire che sia necessario fare l'antibiotico. Un solo messaggio da tutti noi, forte e chiaro. Segui i consigli del tuo medico e usa l'antibiotico solo quando è strettamente necessario. Don't get us wrong, don't go away and be neurotic.